applauso al discorso appena pronunciato da Papa Francesco, la preghiera e la sua benedizione hanno concluso sabato scorso i lavori della terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, incentrata sulla famiglia. Due settimane di discussione che hanno portato alla votazione della Relatio Sinodi, sulla quale le chiese locali lavoreranno in vista della prossima Assemblea del 2015. Il Papa, parlando in aula, ha definito il Sinodo un cammino insieme, fatto di momenti di corsa veloce, di affaticamento, di entusiasmo e d'ardore. Un cammino di uomini costellato anche da tensioni e tentazioni. La tentazione dell'irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro lo scritto, la lettera, e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese, lo Spirito. Dentro la legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non di ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Ma dal tempo di Gesù è la tentazione dei zelanti, degli scrupolosi, dei premurosi e dei cosiddetti oggi tradizionalisti e anche degli intellettualisti. C'è poi la tentazione del buonismo distruttivo che fascia le ferite senza curarle, di trasformare, ha affermato il Papa, la pietra in pane per rompere il digiuno e il pane in pietra per scagliarla contro i peccatori, i deboli, i malati. È la tentazione di considerarsi padroni e non custodi della fede. La tentazione di scendere dalla croce per accontentare la gente e non rimanerci per compiere la volontà del Padre. Di piegarsi allo spirito mondano invece di purificarlo e piegarlo allo spirito di Dio. Tentazione alle quali nessuno è immune. Le discussioni però, ha detto il Papa, sono state parte di interventi pieni di fede, coraggio e parresia, mettendo dinanzi a tutto il bene della Chiesa e delle famiglie, senza discutere il sacramento del matrimonio. È questa la Chiesa, la madre fertile, la madre premurosa, ha aggiunto Francesco, che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l'olio e il vino sulle ferite degli uomini. La Chiesa che ha le porte spalancate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o coloro che credono di essere perfetti. La Chiesa che non si vergogna del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo, a incoraggiarlo, a riprendere il cammino e lo accompagna verso l'incontro definitivo col suo sposo nella Gerusalemme celeste. Una Chiesa che in comunione non può sbagliare perché è guidata dallo Spirito Santo e dove la presenza del Papa è garanzia per tutti. Poco prima dell'intervento di Francesco si era proceduto alla votazione della relazione conclusiva dei lavori che proprio il Papa ha voluto far pubblicare. I 62 paragrafi sono stati approvati uno per uno, solo tre punti relativi alla comunione per i divorziati risposati e all'omosessualità non hanno raggiunto la maggioranza qualificata, ma solo quella assoluta. Nel documento si ribadisce l'atteggiamento di accoglienza misericordiosa della Chiesa, ma si ricorda che le unioni omosessuali non sono paragonabili al matrimonio. Si esprime poi l'auspicio che i processi per nullità matrimoniale siano gratuiti. Si porta l'attenzione sulle adozioni, sulla pornografia, sull'uso distorto del web e sulle necessità pastorali per accompagnare le coppie in crisi, valorizzando la sofferenza di chi ha subito la separazione. Nella mattinata di sabato, nella sala stampa vaticana, era stato presentato il messaggio del Sinodo, nel quale si erano evidenziati i fallimenti delle famiglie con le nuove relazioni che ne derivano, la fatica della vita di coppia, ma anche le luci, come le unioni indissolubili, uno dei miracoli più belli, come chi educa la santità ogni giorno, grazie anche ai nonni e chi si dona per gli ultimi. È nella porta sempre aperta della Chiesa, ha sottolineato il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente della Commissione per il Messaggio, che bisogna ripartire. Indubbiamente la Chiesa, per quanto riguarda queste questioni di ogni genere, io direi, deve prima di tutto accogliere e quindi essere pronta a sentire, essere pronta a vedere, essere pronta anche a comprendere i mutamenti stessi della società. Però dall'altra parte la Chiesa ha una sua identità, ha un suo messaggio, ha una sua concezione. E questa concezione che
gli permette di essere, di accogliere, di rispettare, di avere tutte le attenzioni, cose che qualche volta in passato forse non si faceva, non vuol dire però automaticamente riconoscere modelli che siano totalmente differenti.